fatto anche dove è confinata ai servizi sociali la mattina, ce l'accompagno, cioè non c'è problema, persona molto probabilmente anche simpatica, non ho problemi, però mi faccia dire un paio di cose. Innanzitutto, le scene che abbiamo visto ieri evidentemente non sono belle scene, però qui nessuno è nato ieri. Se parliamo di un ragazzo di 18 anni che guarda una ragazza che ho visto le scene di ieri, ci permetta, ci sputa in faccia, sì, ci sputa in faccia, giustamente. Poi voi dite terrorismo, un ragazzo di 18 anni, ma veramente, ma non mi faccia dire da che pubblico che negli ultimi 20 anni non avete pensato a un'ora che fosse partita, non l'abbiamo mai fatto. Il paese è un altro che è Berlusconi. Pensi, nemmeno noi siamo riusciti a fare tanto, nemmeno noi. Se mi fa parlare ne sarei grato, visto che lei non è assessorata alla sinistra, mi faccia parlare. Anzi, io guardi, questi giorni mi piacete da bestia. Oddio, non è reciproco, mi spiace politicamente parlando. Mi piace molto, perché sta distruggendo la sinistra, quindi io non sono posso essere contenta. Andiamo avanti. Ci penso, immagino le giuste che cadono in tutte le regioni. Ecco, no, questo di qua, le giunte cadono? Perché loro non vincono più, sono quindi cercano di far cadere. Sperano che facciano credere. Surrettiziamente. Sulla credibilità della politica, veramente, non scherziamo. Noi abbiamo un presidente del Consiglio che è andato al governo per aver fatto un tweet, Enrico stai sereno, cioè sancendo che in politica si poteva dire e fare il contrario di tutto dal giorno alla notte, quindi andiamoci piano su appellare gli altri. Il punto, attaccati alle poltrone, io non so di che stiamo parlando. Innanzitutto siamo quelli che in ieri siamo stati minacciati di far cadere tutte le giunte, abbiamo detto non siamo ricattabili, quindi di quale poltrone quindi stiamo le fate parlando? Cadere. Delle sette poltrone, ci arrivo, delle sette poltrone dei senatori di Sella, ma abbiamo detto aboliamolo il Senato, dimezziamo pure i parlamentari alla Camera dei Deputati. E il punto non è dialogare con Berlusconi, ma ci mancherebbe. È una persona che ha un riferimento politico del centro-destra. Il punto è che si è scelto come interlocutore principale nel quale c'è un patto. Non si è andati a fare una discussione con tutte le forze politiche nel quale si cercava una maggioranza che c'era. Si poteva fare una legge elettorale con i collegi uninominali, con il Mattarellum, ma c'era una maggioranza in cui era disponibile. Quale maggioranza? Pure il Movimento 5 Stelle, Scelta Civica, se non capisco male. C'era comunque un'ampia maggioranza su quel tema. Si è scelto di fare e di rendere Patrini della Patria, mi scusi Santanchè, un pregiudicato per un reato contro lo Stato che fa le riforme dello Stato, e Verdini che è un indagato per bancarotta fraudolente e associazione a delinquere. Le cose invece non è il mio partito, nemmeno sono interessato. Se un reato indagherà la magistratura, non è un punto. Il dialogo per me andava benissimo, ma chi è attaccato alle poltrone sta esattamente in quel patto, perché in quel patto c'è esattamente la tutela della casta, perché prevede un Parlamento di nominati, prevede il Senato che non sia eletto dagli elettori ma sia in un'elezione di secondo grado nel quale decideranno i partiti, cioè decideranno Berlusconi come e Renzi, decideranno Berlusconi, in Europa funziona molto diversamente, per favore non so se sapete che state parlando, in Germania ci sono i Länder, no, in Italia non ci sono, solo chi va in Senato tedesco è esattamente rappresentativo di un ente territoriale. Per favore, se non sapete che state parlando, non fate di tutta la pompa. In Francia si sta parlando di toglierlo il Senato. Sì. Chiudo sulle giunte. Guardi, ieri la dichiarazione era sorprendente. Quella di Lotti, ricordiamo che è arrivato Lotti al Senato, non si vede moltissimo, no, Lotti? Sì, era nelle aule parlamentari. Nelle aule parlamentari, non lo so, al Senato non si vede moltissimo. È ovvio che ieri... No, come sottosegretario, ma ieri la giornata era... Certo, che l'evento politico era rilevante, quindi la presenza era più giustificata. Posso rispondere su questo punto? Era sorprendente anche un po'. Forse anche la frase, forse anche dire, no? È ora di far saltare. Io dopo su questo spiegherò il significato. Però è sorprendente perché noi siamo all'opposizione ed è sorprendente anche un po' supponente, perché tu presumi che l'opposizione debba in qualche modo arrendersi, non avvalersi di strumenti democratici per il ruolo che fa. Voto e soprattutto segreto. Era una minaccia. Voto che non segreto è un bello strumento democratico, è come un rapinatore che si mette a passa montagna. Volte, no. Ma mettetecela la faccia, mi no? Mi può far finire la di parlare? Facciamo finire. La faccia, non mettete il burka, la faccia. Perché era una minaccia che non c'entrava niente, però se quello è il punto, noi non siamo ricattabili, non è che teniamo indietro degli emendamenti perché minacciano di far cadere delle giunte alla quale governiamo bene le amministrative, per noi quel punto, quella è una proposta irricevibile, noi togliamo gli emendamenti domattina, non è il punto degli 8.000 emendamenti, il governo apra 3-4 questioni nel quale non ce le deve concedere, deve semplicemente dire sono disposto a parlarne.
Nemmeno questo c'è stato, c'è un tentativo di delegittimazione totale con questa cosa della poltrona, quando noi diciamo aboliamolo, quindi vorrei anche che uscisse da questa caricatura. E dall'altra diciamo, ah, ma rinviamo il voto a settembre perché così i senatori se ne vanno in ferie. Ma abbiate pazienza, stiamo a lavorare anche agosto, ma con tutto il rispetto, cioè, volete parlare degli italiani? Gli italiani andranno a lavorare ad agosto perché non c'è lavoro, sono abbiate d'accordo. Rispetto di loro. Ma Marcucci, volete andare in vacanza? Ma guardi, noi vogliamo approvare la riforma.